Ciao a tutti, sostenitori di Milan Inside, del Milan e appassionati di fantacalcio. Oggi parleremo della 31ª giornata. Andiamo a scoprire chi scenderà in campo dal primo minuto e soprattutto andiamo a vedere chi potrebbe prendere un bonus o un malus. Tra i pali, Mike Maignan, in cerca del suo 13° clean sheet in campionato. Mi aspetto un fantavoso più o meno di 7. In difesa torna Theo Hernandez. Assist all'andata, da lui mi aspetto un bonus anche al ritorno. La coppia centrale di difesa sarà composta da Chao e Tomori. Potrebbero strappare entrambi la sufficienza. Fate attenzione perché entrambi sono diffidati. E tra 2 giornate ci sarà il derby. Nell'altra fascia il solito Davide Calabria, che potrebbe riuscire a strappare l'ottavo 6 consecutivo al fantacalcio. Yassin Adli dovrà fare da raccordo tra difesa e centrocampo. Il suo 6 è molto probabile. Musa dovrà agire insieme a Renders nel 4-1-4-1, che a gara in corso potrebbe cambiare in un 4-2-3-1. Tra i due mi aspetto più bonus da parte di Renders. A destra torna Christian Pulisic. Se facesse bonus sarebbe il quarto in 4 partite consecutive, mentre a sinistra è il solito Rafa Leão. In ottimo periodo di forma, gol o assist può arrivare tranquillamente. Mentre come punta centrale dovrebbe partire Giroud. Lo metto tra la prima e la seconda fascia per questa giornata. Potrebbe fare solamente uno spezzone di gara. Potete schierarlo, ma anche qui dipende sempre dalle alternative che avete in rosa. Fate molta attenzione a Samu Chukwueze, perché potrebbe subentrare e potrebbe portare un bonus come ha fatto a Verona. E se sei ancora indeciso e non sai chi schierare, scrivimelo qui sotto nei commenti oppure scrivimi in direct alla pagina fanta.passion.